Un convegno a Palazzo Lascari e una mostra celebrano i 600 anni del Ducato di Savoia. L'aula consiliare ha ospitato un convegno di studi storici, mentre fino al 31 dicembre alla Biblioteca Nazionale Universitaria è allestita la mostra Bonne Nouvelle, che presenta oltre 100 opere manoscritte, volumi e oggetti del patrimonio della biblioteca. All'Archivio di Stato di Torino è infine esposto per la prima volta l'atto di nascita del Ducato di Savoia, ovvero il diploma imperiale originale con cui Sigismondo di Lussemburgo, re dei Romani, concesse al conte Amedeo VIII di Savoia il titolo di duca. Certamente è un'iniziativa che consolida una collaborazione a livello di rete sotto la guida del Consiglio regionale, del Centro Studi Piemontesi, col supporto della Compagnia di San Paolo e la collaborazione di altri enti anche da parte della Reale Mutua, e che ci consente di valorizzare quelle eredità che ci danno un forte elemento di richiamo anche turistico e culturale, che sono le eredità sabaude. È un modello che sicuramente meriterà di essere seguito per il futuro turistico e quindi anche in qualche modo economico della nostra regione e della nostra città. Ho accettato volentieri questo invito a partecipare al convegno sui 600 anni della casata Savoia per poter parlare di fenestrelle e di come nascono le leggende storiche, anche un po' il revisionismo storico. Quindi il mio compito in questo convegno sarà quello di narrare e raccontare come è potuto accadere che nel forte di Fenestrelle è stata ambientata una vicenda storica particolare, come quella di un massacro mai avvenuto a danno di migliaia di soldati borbonici. Quindi sarà un punto di vista scientifico su come nasce il revisionismo storico, su quali basi si alimenta, come cresce e come lo si può contrastare insieme a documenti e faticose ricerche d'archivio. Abbiamo voluto quindi mettere in mostra il meglio dell'apparato artistico che riguarda miniature e illustrazioni di vario genere, dalle miniature fiamminghe di Antoine de Nolny alle miniature della scuola del Mantegna, della Naturalis Historia di Plinio, per raccontare quanto di bello, di importante era contenuto nelle collezioni sabaude. Ma accanto a questi volumi altamente artistici ne appaiono altri in mostra, meno belli forse a vedersi, ma poco conosciuti e di un contenuto scientifico e storico altamente importante, proprio per raccontare la storia dello Stato sabaudo.